Buonasera a tutti. 31 dicembre 2013, siamo nella sala presidenziale del Pompei Lab e siamo in attesa che il presidente pronunci il suo discorso di fine anno. La parola al presidente. Salve. Tecnici lo aiutano a sistemarsi per il suo discorso inaugurale per il 2014. Trucco. Siamo in attesa che ci sia il collegamento a reti unificate. Siamo pronti. Signore e signori, Non ha per cappello. augurare all'Italia un Ah, me quello qualcosa. anno Nicola Pappa. migliore di quello appena trascorso, il presidente Mosca si appresta ad effettuare il suo discorso. Buonasera a tutti. Buonasera Italia Pompei Labbica. Prima di tutto voglio scusarmi con l'orario in cui giunge questo messaggio. Devo dire che noi avevamo deciso già da tempo di fare un messaggio di fine anno. Ci sembrava un'idea originale. Credo mai nessuno abbia avuto qualche idea del genere. Purtroppo una fuga di notizie, come succede in associazioni molto numerose, ha fatto sì che addirittura oggi ci ha preceduto Giorgio Napolitano, perché forse vedete questo messaggio registrato dopo il suo delle 20, ci ha preceduto forse già Beppe Grillo e addirittura oggi pomeriggio anche il presidente del nostro amato Napoli, Ariele De Laurentiis, ha rilasciato il suo messaggio di fine anno. Quindi avevamo pensato comunque di procedere con 10 secondi di una cosa che riteniamo importantissima. Ed è questo, voglio dire, laddove queste parole vengono ostentate, voglio dire, regalate, offerte al popolo, noi rispondiamo con 10 secondi di silenzio che partono da questo istante. Ok, ovviamente voi vi direte, chi sono sapore? Forse non avete tutti i torti, ma comunque ne veniamo da un aperitivo del 31 dicembre che, come al solito, a Pompelab ci ha regalato bella musica e qualche bollicina di spumante italiano, mi raccomando, eh? Messaggio promozionale come fascia bassa. Allora, il bilancio di questo 2013 per le nostre attività, come al solito, possiamo dire che è positivo. Nel senso che siamo ancora vivi e resistiamo nonostante le tante difficoltà che ovviamente ognuno di noi incontra anche nelle proprie vite private. La nostra associazione è un'associazione di volontariato e continua con quello spirito che vede ovviamente la gratuità di tutte le nostre prestazioni. Nonostante qualche critica, però possiamo dire di poter essere ben contenti dei tanti sorrisi incontrati anche quest'anno. Vi annuncio che abbiamo intenzione di continuare con le nostre attività, quindi credo che il 2014 vorrete ancora in nostra compagnia. Abbiamo tante cose in mente e mi permetto di chiedere anche una mano a chi ci ascolta, voglio dire, chiunque voglia darci una mano, voglia collaborare alle nostre iniziative o voglia portare qualche idea nuova, è ben accetto. Del resto noi cominciamo a perdere colpi, vi ricorderete di me all'inizio delle nostre attività ero alto, 1,85 m, biondo e con un fisico scultoreo, ora guardate come sono diventato. Bando alle cose serie, vi lascio con un augurio per un buon 2014 da parte mia e da parte di tutti i ragazzi che nel frattempo, mentre noi stiamo amabilmente divertendoci chiusi in una stanza, si stanno divertendo fuori con la musica. Grazie, un abbraccio a tutti. Ah, il nostro torneo di calcetto vinto in memoria di Catello Cesarano, brindiamo alla sua e anche alla nostra.